Amici di Pippi e di Zippi, bentornati. Oggi vi presento il magatello, ovvero il girello, farcito alle patate e servito con la salsa tonnata. Mi sono fatto preparare dal mio macellaio delle fettine di carne, tipo quelle tagliate alla zingara, un pelino più spesse, proprio perché non si possano strappare, e le ho allargate sul tavolo con la pellicola sotto. Gli altri ingredienti che sono necessari per la ricetta sono le patate, del pepe nero, un pizzico di sale, l'olio extravergine, dei capperi e la salsa tonnata che abbiamo visto fatta con la maionese pastorizzata. Preparo subito le patate pelate. Tagliamo a dadini non tanto grandi, pentolino bolle, l'acqua non la salo per il momento, voilà. A partire da quando l'acqua riprende il bollore, io calcolo circa 6 minuti di cottura. Le patate sono cotte e raffreddate, ne prelevo qualche cucchiaio che mi servirà per andare a riempire i nostri fagottini di magatello o girelli o girello. Le condisco con un pizzico di pepe, così, e proprio pochissimo olio. Facciamo un bel condimento così, amalgamiamo il tutto e poi vado a posizionarle nel centro della carne. Abbiamo preparato tutti i nostri bei mucchietti, ora io vado a crearmi dei piccoli fagottini, così, chiudendolo come se fosse un pacchetto regalo, così, con un pennello in silicone andiamo a oliare leggermente la nostra padella, così, voilà, aspettiamo che sia calda, vado a sfoggiare i fagottini, la cottura sarà velocissima, una bella saldatura sotto perché è dove abbiamo avuto la piega più spessa e la lasceremo qualche istante di più, così, e adesso abbasso leggermente la fiamma e vado a rigirare i miei fagottini. Aumento di nuovo leggermente la fiamma. Vado semplicemente a colorare un po' e tolgo dalla cottura. Avete visto, è brevissima la cottura. Ho l'opportunità di servire questo piatto appena pronto, così ancora com'è, caldo tiepido, oppure ho l'opportunità di farlo raffreddare e servire freddo e sarà un piatto veramente eccezionale. L'insalatina la possiamo fare a pezzettini così. Voilà. Condiamo le nostre patate, pochissimo sale, un pizzico di pepe. Metto poco sale perché tanto abbiamo già il condimento della salsa tonnata che è bello saporito, una girata alle nostre patate. Con le nostre patate prendiamo la nostra insalatina, così andremo a mettere semplicemente un briciolo di salsa tonnata sopra la nostra insalata. Prendiamo fagottino dei nostri, così,
una generosa porzione di salsa tonnata che servirà per andare a nappare i nostri bocconi, un filo d'olio. Questa è la mia idea di un vitello tonnato fatto in maniera quasi espressa per voi, per i vostri ospiti e per la gioia del palato di tutti. Ringraziandovi di esserci qui con noi, vi rimando alla prossima settimana e un augurio di buona settimana a tutti.